Parliamo oggi del crunch eseguito al cavo alto tramite la carrucola. Mettendoci in ginocchio, portando la sbarra dietro la nuca, andiamo ad inspirare e ad arrotolare la colonna vertebrale per avvicinare lo sterno al pube. Espiriamo alla fine della contrazione. Nell'eseguire questo movimento non è assolutamente necessario utilizzare un carico molto pesante, essendo infatti molto importante concentrarsi sulla percezione per meglio localizzare il lavoro sulla cintura addominale. Questo esercizio consente un ottimo focus sul retto dell'addome e sugli obliqui esterni. È importante eseguire un'esecuzione lenta e controllata, sia nella fase di discesa, sia nella fase di salita. Lavorare contro una resistenza al cavo permette di fornire un ulteriore stimolo per lo sviluppo dei muscoli dell'addome.